siamo nati qui, in questi posti qui, sul contorno qui. Sì, siamo della zona. Mi chiamo Luchi Marsiglio e io ho 90 anni. Sì, io sono nativa qui di Mercato Saraceno, sempre dalla zona qui. E mi chiamo Contralina, ho 82 anni. E niente, ci siamo invecchiati qui naturalmente. Qui siamo... Abbiamo continuato a venire qui a prendere il pane, macinare il grano per 20 anni, 30 anni, 40 anni. Sì. Noi eravamo qui, eravamo ragazzini come loro, eravamo a prendere il pane, venivamo a macinare il grano con il biroccio, con le mucche. Non c'erano tutti questi mezzi che c'è adesso. Siamo vissuti anche nella miseria. Ma questo era un mulino che lavorava molto, perché c'era il fornaio, faceva il pane, faceva i biscotti, faceva tutte le qualità dei dolci. Però c'era un carro che si attaccava alle mucche e si caricava i sacchi del grano per venire a macinare in questo mulino. E poi eravamo un mulino anche più in basso, lì dove stiamo noi, un chilometro. Era il mulino dei negozianti. Mi ricordo che a Pasqua venivamo a fare le pagnotte di Pasqua. Era una gran festa a loro, perché non c'era tanti dolciumi, tanti mezzi, non c'erano i soldi anche da comprare le cose. E sti giorni di Pasqua venivamo qui a fare le pagnotti e loro tanto gentili, poveretti, ci aiutavano. E venivamo con un mezzo, sempre come ha detto mio marito, e un biroccio, e caricavamo tutto lì. Era un gran sacrificio venire, perché non c'erano le strade come adesso. C'erano delle strade molto fangate e si faceva un gran sacrificio andare e venire. Però purtroppo lo facevamo spesso, perché del mulino avevamo bisogno spesso per mangiare. Tutto il grano turco, la fava, l'orzo, tutti i cereali. Le coltivazioni ci sono ancora, però non si macinano più i cereali in modo come si macinava una volta. Quando c'è stata la guerra? La guerra c'è stata del 42, 43, 44. E per salvarti cosa hai fatto? Per salvarti i bambini, le famiglie. Hanno fatto dei sacrifici per salvarsi. Ma ce ne sono stati che sono anche morti. Noi a casa nostra siamo stati bombardati dai tedeschi, la casa. Da Hitler? Da Hitler, dalla Germania. Dalla Germania, sì. Abbiamo passato dei tempi tristi. Tempo del fronte. Io ho dormito sotto terra nei buchi. Ci nascondevamo perché c'erano dei restauramenti coi tedeschi, che ti prendevano e ti portavano in Germania. E loro noi facevamo dei buchi sotto terra e ci nascondevamo lì. Mi ricordo che avevamo un granaio pieno di frumentone, anche del grano. E allora la nostra casa fu bombardata e andò giù tutto in mezzo alle macerie. E, insomma, c'era dei disastri grandi, purino, che non vi capitasse mai. Poi mio marito, purino, ha fatto una gran fatica a salvarsi il men del fronte. Ha fatto tanta strada, sempre con le pattuglie vicino, che lo seguiva. E aveva fatto un rifugio sottoterra, che c'era altri fratelli dentro. E lui, per non farsi vedere, sentire, ha fatto tanta strada, sempre a camminare con la pancia sotto, a strisciare così come un abissio, per salvarsi. E nel monte, sopra dove trascinava lui, sopra sto monte c'erano le guardie che lo seguì, insomma, guardie che
naturalmente osservava di si poteva vedere qualcosa. Ma poi gli aerei ci mandavano giù dei bengali per fare una gran luce, per vedere se c'era qualcheduno, e chi vedeva lo ammazzava. Ecco, la guerra è una gran brutta cosa, pure. Sì. Cos'è il frumento? Il frumento è un cereale. È il grano. È il mais. Quello si macinava, si faceva la polenta. La polenta. Il tempo del fronte della guerra si mangiava, si faceva il pane anche con il grano turco. Dopo la guerra c'era una gran miseria, mancava un po' di tutto. Chi gli era andata giù la casa, chi era rimasto senza casa, chi era rimasto senza vestiti. E naturalmente che il mangiare, perché no, non è come adesso che c'è i soldi da andare a fare la spesa a qualsiasi momento. Allora i soldi erano pochi. E allora siamo tirati avanti anche con poco. Ecco, grazie a Dio che ci ha salvato la vita. Lei, poverino, gli altri siete bambini, che non vi incontrasse mai nelle guerre. Ce le avete ancora le macchine che una volta macinavate il grano? No, non ci sono più adesso. Posso fare una domanda? Avete dei bei ricordi di questo luogo? Sì, ci sono i brutti, ci sono i belli. Sono i brutti, i belli. Che qui, nel mulino anche di sotto, dove abitiamo noi, c'era sempre 14-15 birocchi con le mucche e macinavano e portavano a casa la farina, il grano turco per i maiali, la farina per fare il pane, perché allora il più si faceva in casa il pane. Il mugnaio ci macinava un po' di nascosto, perché non poteva macinare tutto, assolutamente tutto quello che portava. E delle volte macinavo anche di notte, quando c'era meno osservazioni, ecco. Sì, sì, era poi il momento della guerra. Sì. C'erano le guardie nei mulini. Anche qui c'era la guardia, nel mulino di sotto c'era la guardia. E allora approfittavano, dopo che erano andati via loro alla sera, approfittavano e tutta la notte macinavano ancora, perché la gente non aveva abbastanza di quella cosa, la misura che ci avevano dato. Ma anche noi, quante volte sono andato al mulino, che i fratelli della povera Milita del mulino di sotto era rimasta sola e macinava sempre. Quando era andata via la guardia, era l'ora che doveva macinare fino alla mattina, per fare un po' di giunta di quello che ci avevano attesciato, perché non avevamo abbastanza di quello che avevano dato loro. Anche dopo la guerra ci avevano messo tutte razioni, non si poteva comprare tutto quello che si voleva. Il comune ci dava le cartelle per andare a fare la spesa. Però si prendeva sempre le cosine più importanti, si prendeva quel po' che ti davano, se no rimanevi così, ecco. Era una grande miseria dappertutto, così poi la nostra vita è stata così. Però ringraziamo il Signore, perché la nostra famiglia, al momento del fronte, non è mai successo delle disgrazie, e parecchi, porrete, hanno perso parecchie persone, tanti. Io avevo altri quattro fratelli, erano in guerra, tutti e quattro. E sono stati via, ho avuto un fratello che è stato via 7 anni, fra il militare normale e la prigionia. Parecchi non sono ritornati più, poverini, sono rimasti, stati via. Dopo ho passato la guerra, è venuto il miglioramento e abbiamo avuto degli anni buoni, siamo stati bene.
Noi eravamo una gran famiglia numerosa, siamo stati 17 noi in famiglia. Avete dei ricordi delle foto di una volta? Delle foto di una volta. Ma c'è qualcuno, ci può anche essere, ma non c'era quel modo di fare niente, non c'erano neanche le macchine per fare le fotografie. La nostra giornata, noi eravamo contadini, e ci andava, prima di andare a scuola, ci andava a pascolare le pecore. Poi ritornavi a casa, dai peri stavi in campagna un'ora, due ore e poi andavi alla scuola. Noi siamo andati alla scuola San Romano, sono andato alla scuola Linaro e piedi. Non era come adesso che c'è i pulmini che portano i bambini. Allora io sono andato 2 anni in Linaro, ho fatto la quinta elementare e sempre a piedi. E non c'erano mica i ponti. Mio fratello più grande, ci avevo fatto due zampelle, mi prendeva su nella schiena e mi attraversava il fiume, perché i ponti non c'erano allora. C'erano tutti i passarelli fatti da noi, di legno. A me così era per lei. Ma c'era brava gente qui. Brava gente. Brava gente, onesta, brava gente. Era solo per favorirti, per farti i piaceri più importanti della vita. Facevamo la provvista per tutto l'inverno, perché non si usciva sempre con le mucche, con i biroci, perché le strade non erano strade morte, strade infangose. E poi a quei tempi là faceva della neve come l'altro anno. E loro stavano dei 3-4 mesi senza uscire da casa. E loro a questi tempi qui, con la stagione buona, si andava al mulino con 8-10 quintali di grano e portava a casa tanto farina. E loro stavi bene 3-4 mesi, i più disastrosi. Non era come adesso che lo ritirano i magazzini con sorti. Non era come adesso, lo tenevamo in casa, nelle camere. Non era come adesso che lo ritirano i magazzini con sorti. Non era come adesso, lo tenevamo in casa, nelle camere. I mucchi. E così, dopo si vendeva quello che avevi in più, si vendeva. Sì, sì, si teneva in casa. Il cassone lo chiamavamo, noi l'avevamo, un cassone grande che si stava... Anche dei cassoni, ma dei centinaia di quintali di grano, era fatica a metterlo tutto nei cassoni. E allora si faceva dei buchi nelle camere, da letto, per dire... Il vero.